Pronte le nuove guide identità golose, ce ne parla Paolo Marchi. Formaggi al ristorante, ascoltiamo Lollobrigida e Stefano Pezzini, presidente Latteria San Pietro di Goito. Domani a Spunti di Vista parliamo di startup. Horeca Short News è offerta da San Benedetto Tower, Rai River, birrificio artigianale indipendente irlandese, presenta Rai River Irish Stout. Valfrutta, frullato proteico. Ora anche al bar. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Horeca Channel Italia. E allora, per cominciare, segnaliamo la 17ª edizione della prestigiosa guida ai ristoranti d'Italia di Identità Golose. L'opera editoriale, curata da Paolo Marchi e coordinata da Gabriele Zannatta, pensata per offrire a tutti gli amanti del buon cibo, dai gourmet più esperti agli avventurieri culinari, una panoramica completa della scena gastronomica italiana, quella autentica. Ad Horeca Channel Italia, Paolo Marchi, fondatore di Identità Golose. Un saluto agli ascoltatori di Horeca Channel Italia. Mai come quest'anno, sdoppiando le pizzerie e i ristoranti e dedicando loro due distinte guide, tutti noi di Identità Golose siamo andati alla ricerca della più autentica e sincera qualità italiana, che non fa esclusivamente il verso al mondo stellato, relegando trattorie, osterie e pizzerie in un secondo piano, tutte e tre realtà italianissime. Noi italiani sappiamo distinguerci perché capaci di creare tanto in ogni settore e nel segno della convivialità e del sorriso. Con noi, a tavola e lontano da tavola, si sta bene. Quest'anno poi siamo rimasti impressionati dalla velocità della rete e della sua colorata bellezza. Resta però un punto decisivo: senza impegnarsi sul territorio, senza visitare i locali, come si fa a giudicare il lavoro delle cucine, delle sale, delle cantine? Per questo è giusto ribadire che vincono i contenuti, non i social e internet, che sono dei mezzi, ma non la sostanza. Grazie! Parliamo di formaggi, sicuramente un comparto di eccellenza del nostro paese, prodotti che però vengono spesso relegati ad un ruolo di secondo piano, un'abitudine che secondo il ministro Francesco Lollobrigida andrebbe cambiata quanto prima, tanto che il governo ha in mente di introdurre l'obbligo per i ristoratori di proporre almeno un piatto in cui il formaggio sia protagonista. Ma è un obbligo o no? Ascoltiamo il ministro. Semplicemente un protocollo d'intesa che avverrà tra i produttori di formaggio e i ristoratori, la FIPE in particolare in questo caso Confcommercio, nei quali per valorizzare un prodotto importante della nostra cucina, alcuni ristoranti metteranno all'interno del loro menù liberamente piatti di formaggio, dando valore a questo prodotto e permettendo ovviamente di avere un effetto che noi abbiamo registrato, che è l'aumento del valore del prezzo del latte. E sulla neo-iniziativa a favore dei formaggi italiani ascoltiamo anche la voce degli addetti ai lavori, una voce autorevole come quella di Stefano Pezzini, presidente della Latteria San Pietro di Goito in provincia di Mantova. Buongiorno agli ascoltatori di Horeca Channel. Valorizzare i formaggi DOP all'interno della ristorazione è una grande opportunità. Bene fa il ministro Lollobrigida a lanciare questa campagna e io penso che sia estremamente importante per il consumatore sapere che l'utilizzo dei prodotti, in particolare formaggi DOP utilizzati all'interno di un ristorante, sono una delle fonti innanzitutto di comunicazione straordinaria dei territori che sono poi le origini di questi prodotti. E innanzitutto deve essere ben chiaro che chi consuma questi prodotti è assolutamente tutelato, innanzitutto per le norme sanitarie che ne costituiscono l'elemento base per la produzione, e un altro elemento di grande interesse è il tema del benessere degli animali che sono allevati per la produzione di questi formaggi. Consumare italiano e consumare DOP ti mette nelle condizioni di avere la consapevolezza del rispetto di tutte quelle che sono le norme fondamentali di trasformazione
e di valorizzazione dei prodotti. Bene, e da un'arte antica come quella casearia passiamo a contenuti digitali che accompagnano sempre di più l'evoluzione nel mondo Horeca, mondo dove si fanno largo alcune startup di servizi evoluti dove appunto la tecnologia digitale gioca un ruolo primario. Ne parliamo domani nel nostro appuntamento del venerdì nella rubrica Spunti di Vista. Parleremo di gemelli digitali, di app che semplificano gli acquisti dei locali verso i loro fornitori distributori e di sistemi di prenotazione evoluti, una puntata a tutta tecnologia. Ci vediamo domani allora, grazie per l'ascolto e una buona giornata.